e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pokeseller Francesco. E io sono Marco, ciao. Lo conoscete, è già stato presente, protagonista in molti video che vi invitiamo ad andare a recuperarvi. E oggi siamo qua, Marco, a grande richiesta, torna perché ci deve mostrare un po' di ritorni interessanti di BGS. Carte spedite nel 2020, indicativamente metà 2023. 2023, perché purtroppo non ci siamo più visti qui, tanti ci hanno chiesto come mai, dove è andato Marco? Marco è qua, eccolo. Un po' di tempo che le ho, però non siamo ancora. Non siamo riusciti a incrociarci. Non ho avuto l'occasione per fare il video. Ma oggi siamo qui apposta, quindi andremo a vedere in questo nuovo video una coppia. Una coppia del Neo Revelation. Neo Revelation vi fa questo anticipo, vi possiamo però dire che qui una l'avete già vista, ma l'altra è la sorpresa, perché carta mandata a gradare a novembre 2023, esatto. Tornata anche da poco, andiamo subito a scoprire di che carta si tratta. E come sempre, quando si parla di gradazioni Made in USA, il ringraziamento, il saluto ed obbligo per gli amici di Chimera Grading. Se anche tu vuoi gradare in America, noi ti consigliamo loro. Ed eccoci qua con il cambio di inquadratura, un'inquadratura diretta su un back. Andiamo infatti ad analizzarlo insieme e poi a scoprire il voto. La parola passa a Marco. Ed eccoci dunque con la carta, vi abbiamo già anticipato, Neo Revelation. Vediamo chi riesce a indovinare da un back che carta è impossibile. Comunque vediamo un back perfetto. Quindi diciamo può essere già anche un indizio del voto, non si notano difetti, questo è case, purtroppo qualche graffietto sul case BGS è impossibile evitarlo. Scopriamo la carta, chissà se qualcuno ha indovinato, vediamo, rullo di tamburi. Si intravede qualcosa, ormai drago legame, ed è una, si tratta di uno shiny Magikarp, un bellissimo dorato Magikarp, rara segreta del set Neo Revelation, lingua italiana, mandato a BGS come abbiamo anticipato a novembre 23, è tornato con una certificazione, un voto che 9.5. direi non lascia spazio all'immaginazione, è un bellissimo 9.5, carta bellissima, fa un effetto bellissimo a vederla, molto bella, popolazione 5. Andiamo a però ad analizzare i subvoti da vicinissimo. Subvoti che sono, guardate voi che bellezza, centering 9.5, angoli 10, bordi 9.5 e surface 9. Carta che è pop 5, una delle uniche due con un subgrade da 10, anche l'altro esemplare a 10 in corner, ma questa è l'unica con questa combinazione, non che cambi chissà cosa. L'altra ha 9.5, 10, 9 e 9.5 in surface. Personalmente preferisco avere il 9 in surface, poi sono punti di vista, ecco. Comunque la carta è bellissima, direi, qua è un pelo del grader della BGS. Che non è la prima volta che lo troviamo, quindi purtroppo capita. Lasciano questi residui organici. Vogliono lasciare traccia della loro esistenza, inutile, lo fanno nei case, è così. Comunque carta bellissima, torniamo con lo zoom un po' più stretto, diciamo così, perché c'è una sorpresa. E adesso la sorpresa non è all'altezza di questa, però la coppia del Neo Revelation, Shining Magikarp, più Shining Gyarados. Gyarados che forse avete già visto in un video. L'avevano già visto secondo me. Questa è gradata più di un anno fa ormai. Carta molto bella. Unico piccolo difettino minimale che si può trovare in questa carta è un pochino di bianco sul bordo, che non è neanche così evidente perché faccio una eccolo qua esatto qua, però per il resto gradazione anche un po' severa, secondo me potevano essere più tondo come nomi, sì, però quello che però rende... ci accontentiamo, esatto, ci accontentiamo, e rende veramente questa coppia molto molto affascinante. Chissà cosa vorrà fare Marco, se sono un po' indeciso se fare l'upgrade del Gyarados,
Penso di sì, o il downgrade del Magikarp, perché è piuttosto ambita come carta. L'ho fatta vedere già a 2-3 persone, come valore siamo sui 1500 euro, si dice. Poi io soldi ancora non ne ho visti. Beh, però diciamo che stiamo trattando tra... intorno a quella cifra. Carte importantissime, valore sicuramente... più o meno il doppio del Gyarados, il voto più o meno fa il doppio del valore, 9,5 sul 9. Certo, quindi... direi che in ogni caso a livello collezionistico soprattutto è bello, esatto, averle. Io comunque la copia la terrò, esatto, cioè da decidere se te fare 2,9,5 e tenere. Sapete che io sono un po' maniaco, mi piace avere lo stesso voto, quindi anch'io non sarei così contento, cioè sarei, sì, felice di avere un 9,5, ma avrei dire meglio 9,5 perché 8,5, quindi uno può guadagnare, esatto, guadagnare, esatto, facendo il cambio. Quindi sicuramente una carta favolosa che insieme a Gyarados sta benissimo. E poi davvero carta di alto livello e molto valore bella, economico, quindi molto bella. Un bel attaccato. Difficile anche liberarsi. Esatto, difficile. Perché non ne girano tante. Altre carte anche del set base, eccetera, eccetera. Poi si trovano. Si ritrovano più facilmente. Queste invece no, quindi... come dicevamo, un bel attaccato per Marco che insomma dovrà scegliere, comunque scelga, direi che non sbaglia e cade in piedi, quindi veramente un duo favoloso. E adesso è davvero tutto, noi come sempre ringraziamo tutti quelli che hanno guardato il video, li invitiamo a mettere mi piace, iscriversi, se il video vi è piaciuto, iscriversi al canale, aiutarmi a crescere, abbiamo raggiunto l'obiettivo di 500 finalmente, adesso prossimo adesso obiettivo sì, i 1000, quindi condividete e azionate la campanella e soprattutto ci vediamo al prossimo video, ciao, ciao.